Sei sicuro che sembri vero? Ma sì, sembra un bottone come tutti gli altri. Ok, è accesa. Eccoci. Ci siamo. Ok, online. Va bene, va bene. Se ci fossero problemi, l'importante è che tu dica la parola in codice, che è 6. Tu la dici e noi arriviamo. Non ti sembra un po' troppo comune come parola in codice? No, non direi. Sei sicuro? Ehi, ci sono problemi? No, tutto a posto, tranquillo. Beh, sì, effettivamente mi sembra un po' comune. Vabbè, scegliamo un'altra parola, tipo... economico. Ok. Siamo pur sempre nelle langhe. Non ci sarebbe motivo di dirlo. Ok. Tu sei ancora sicuro di volerlo fare? Sì, sì, sono sicuro, sono sicuro. Guarda che sei ancora in tempo per tornare indietro. No, sono sicuro, lascia perdere. Grande. Vai, vai. Vado. Cominci ad ambientarti? Sì, direi di sì. Credo di aver visitato un po' tutti i paesi. Quale ti è piaciuto di più? Quello sulla collina, lì in alto, col castello in cima, tutte le vigne intorno. Ma no, dai, sono tutti così. Scusate se ci ho messo tanto, eh. Attenzione. Ma ho scelto proprio una bottiglia di quelle... Ci siamo. Niente male, Barolo del 2012. Oh, bene. Concentra. Sentirete grazie. Che roba. Eccolo, è il tuo turno. Ok, sta andando tutto bene. Sentite già solo il profumo che esce. Attenzione! Bouquet ampio e intenso. Struttura buona. Molto presente l'aroma di rosa appassita. E di sottobosco. Piano che c'è tutto. Direi di menta. Che allegria. Vaniglia. Fino a qui niente di strano, vero? Una normale serata tra amici. Non sapete che cosa c'è sotto. Anch'io all'inizio non ci credevo. Questa è solo una delle molte registrazioni che ho fatto durante quelle cene. Ma ne ho moltissime. 12 agosto. Un sentore di pietra focaia, abboccato. 4 giugno. Vino balsamico, punta di matita, amabile. 3 maggio. Astringente, con vapori di liquirizia. 18 febbraio. Vino vinoso, vinaceo. Ne ho una marea di queste registrazioni. Un mosaico misterioso, in cui ho sempre percepito qualcosa di sospetto, che aspettava di essere messo insieme per rivelarsi. Sono diventati bravissimi a farlo. Un occhio esterno non nota niente, ma ogni meccanismo prima o poi si inceppa. Una sera, di ritorno da una di quelle cene, venni avvicinato da una donna. Aveva letto alcuni miei famosi articoli, come fingersi sordi a una festa e storia del sorriso di circostanza. Sapeva mi fossi appena trasferito qui. Ero la persona giusta al momento giusto. All'inizio mi sembrò una storia folle, poi lentamente prese forma e decisi di documentarla. Era così assurda che poteva anche essere vera. Una volta mio figlio era completamente diverso. Era integrato, andava alle cene con gli amici, ma poi è successa una cosa molto brutta. Ha messo il Barolo nel frigo. Ma c'era qualcosa che ancora non mi convinceva in questa storia. E credo che fosse sempre stata proprio lì, davanti ai miei occhi. Già, suore. Capii che la chiave del mistero doveva essere l'uva. Seguimmo le tracce a partire dalla vigna. Perché tagliare quell'uva? Perché portarla via? Perché trasportarla su un mezzo così strano?
Abbiamo trovato un casolare segreto, quello che vedete alle mie spalle. Ora cercheremo di entrare al suo interno. Non sarà facile, ma proveremo. Ragazzi, è aperto! Siamo qua. Vieni a vedere, vieni più vicino. Guardate, c'è l'uva spiaccicata per terra. Bottiglie di ogni tipo, dolcetto, Barolo, Farnese. Che confusione. Che significa tutto ciò? Ehi, venite qui. Tutte queste casse, tutte queste uve diverse. In un unico grande contenitore. Trovai quello che poteva essere un indizio promettente. Riuscii a rintracciare il luogo da cui tutta l'operazione era partita. Ma non potevo essere io a varcare la soglia. Sono un forestiero. E da queste parti, a meno che tu non sia un ricco tedesco, non è facile la vita per i forestieri. Mi serviva una talpa. Tommasino era l'uomo giusto. L'unica cosa che gli importava erano le nocciole. Beh, dai, non è l'unica. Ok, ok, anche le zucche. Ok, Tommasino, ci siamo. Tranquillo, sei te stesso. Parola d'ordine. Nocciola. Benvenuto, signore. Buongiorno. Buongiorno. Scusi il ritardo. Lì, tutta la verità si disvelò davanti ai nostri occhi. Capimmo che la forza dell'industria del vino non sta nella qualità, ma nella persuasione. L'Arnais, quest'anno sarà? Agrumato? No! Quello era il 2010. Quest'anno sarà dinamico. Vediamo se hai capito. Dai, in fretta! Ma sei ancora lì? Dai! Dai, avanti! Muoversi! Fai in fretta! Ancora! Oh! Va bene. La parola che ho inventato quest'anno dal binare alla degustazione è acrilico. Tutti i vini, in realtà, sono un vino solo, che viene letto e interpretato fantasiosamente. Lo scopo? Molto semplice. La supremazia sociale. Acrilico! Banda di lavativi! Avete bevuto il vino? Sì, signore! Avete fatto finta di degustarlo? Sì, signore! E tu? Tu? Gli annusi tappi? Gli alunni promossi venivano iniziati all'arte della menzogna vinicola in una chiesa sconsacrata. Anni passati a parlare di
annate di... Empireumatico. Floreale. Erbaceo. Ineluttabile. Solo per distrarci, dominarci, sottometterci, farci sentire stupidi. Solo per essere i protagonisti del dibattito a cena. I dominatori della convenzione sociale. Ma io non ci sto. Noi non ci stiamo. Tutti noi che non capiamo nulla di vino e rivendichiamo la nostra voglia di parlare d'altro. Di zucche, nocciole, storia, arte antica, suore. E soprattutto ogni tanto, beviamocela una birra. Thank you.